Andiamo subito a Castel Gandolfo dal nostro Mario Placidini che sta condividendo con gli abitanti della cittadina sul lago l'attesa di Papa Francesco. Mario. Sì, in Piazza della Libertà continua ad arrivare il popolo del Papa, a tutti viene distribuita questa bandierina, Papa Francesco, benvenuto fra noi. E noi di prima mattina abbiamo incontrato Monsignor Marcello Semeraro, vescovo della diocesi di Albano, e quindi sentiamo che cosa ci ha detto. I castellani e anche la diocesi lo attendevamo da tempo, non è la prima volta perché, come ben sappiamo, egli ci è già venuto per incontrare Benedetto XVI e tutti siamo stati spettatori, non soltanto chi magari ha avuto l'opportunità di farlo da vicino, ma anche attraverso la televisione, vedere la fraternità che si è espressa in quell'incontro. Adesso il Papa viene a Castello per incontrare la diocesi, per incontrare la città, la comunità di Albano. Dicevo, è un appuntamento atteso dalla città e che per determinate contingenze, d'altra parte sono i primi mesi di pontificato e quindi è opportuno e giusto che egli ritenga di poter rimanere più facilmente e più spesso a Roma, d'altra parte è in preparazione anche il viaggio per la giornata mondiale della gioventù e quindi c'è, diremmo, un po' di delusione perché si aspettavano di avere il Papa per settimane continue come è stato fatto finora. Però ecco, è ugualmente un momento bello. Io amerei sottolineare questo. Castel Gandolfo, il Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, è senz'altro una residenza destinata al riposo, al sollievo del corpo, soprattutto nel periodo estivo, il periodo in cui l'ha utilizzato specialmente Benedetto XVI. Papa Giovanni Paolo II è venuto qui più frequentemente, anche di ritorno da alcuni lunghi viaggi, ma non è soltanto un luogo di riposo, è anche anzitutto un luogo di preghiera e per me è stato significativo e simbolico sotto questo profilo l'aver fatto vedere anche attraverso il centro televisivo Vaticano che i due papi erano insieme nella cappella a pregare e lì, come ci ha riferito il direttore della sala stampa, Papa Francesco ha detto un'espressione che per me è molto bella: siamo fratelli. Anche l'ultima enciclica pubblicata, la prima di Papa Francesco, fa all'inizio richiamo a questa fraternità cristiana. Questo lo richiamavo per mettere in evidenza come la dimora di Castel Gandolfo, le ville pontificie siano sì certamente lo spazio per un riposo del corpo, ma è anche per i papi è stato sempre un momento di una preghiera più distesa. Ecco, e so per sicuro che il Papa Paolo VI i primi 15 giorni di ritiro qui a Castel Gandolfo li trascorreva per compiere gli esercizi spirituali in maniera personale, non soltanto quella che tradizionalmente si fa insieme con la Curia Romana. Quindi è luogo di preghiera. Anche qui ha firmato dei documenti Paolo VI, ma Giovanni Paolo II qui ha scritto alcuni suoi testi autobiografici, quello per esempio sulla sua vita sacerdotale, Dono e Mistero, è un testo che ha scritto qui a Castel Gandolfo. Paolo VI ha scritto e ha completato qui il suo testamento spirituale, no? Quella memoria sulla morte. E anche Benedetto XVI non ha mai omesso negli Angelus, soprattutto nelle prime domeniche estive, di ricordare queste dimensioni del riposo. Che questo messaggio ci giunga anche all'inizio dell'estate da Papa Francesco è molto bello, su come vivere anche il momento della distensione del riposo, nelle dimensioni non soltanto della distensione ma anche della preghiera, dello studio e della contemplazione della natura. E questo è un elemento che Papa Francesco ha sottolineato verso la conclusione della Lumen Fidei, quando ha detto che la luce della fede ci aiuta a dare uno sguardo
illuminato appunto anche sul mistero della natura. E il sindaco di Castel Gandolfo è una gentile signora, anche lei si è svegliata di prima mattina e l'abbiamo incontrata, sentiamo che cosa ci ha detto. Atteso, sì, noi è dal primo giorno che si è affacciato al balcone che stiamo aspettando Papa Francesco e finalmente questo grande momento è arrivato, quindi siamo veramente con una grande gioia e un grande entusiasmo. La comunità come sta vivendo questo momento? La parola che circola di più è finalmente, speriamo di riuscire a farlo innamorare di Castel Gandolfo e a farlo tornare presto tra noi. Questo è l'augurio che tutti ci facciamo, anche se siamo consapevoli del grandissimo lavoro che sta facendo e quindi ci rendiamo conto che non possiamo pretenderlo qui per noi, però la speranza è che lui ci torni presto tra noi. Normalmente il Papa arriva con l'elicottero, c'è il sindaco, il vescovo, il parroco, questa volta invece ci riceverà nel cortile con i dipendenti, con tutte le altre autorità. Avremo nel corso della mattinata tante altre curiosità. La piazza qui, Piazza della Libertà, già si sta riempiendo, siamo arrivati quasi a metà della fontana e c'è tanto entusiasmo per l'arrivo di Papa Francesco che dovrebbe arrivare. Sì. Avevo sentito che c'era qualche domanda da studio e dicevo che il Papa entrerà con la vettura nell'altro cancello proprio del Palazzo Apostolico, quello che dà sul lago, e ripeto, c'è tanto entusiasmo, ma più in avanti sentiremo veramente tanti della popolazione di Castel Gandolfo.